About the last two games, which aspect do you like the most about the game? I think we're playing great basketball right now. Playing together as a team, most importantly, getting stops on the defensive end and being able to get out and run and get easy baskets. I think that's been key for us the past few games, and I think we just have to continue to do it. It's been 3 months that you were here in Mantua, so what do you think about this new team, teammates, the coach, and the environment? It's a great organization all around, starting from the head coach, GMs, players. It's a very family-oriented organization, and I love it here, I love the city, and it's been a pleasure being here. And what about your personal goals for this season? I don't really have too many personal goals. You know, I just want to win as many games as possible. And just play the best I can play. You know, be the best player I can be. You know, and try to put my team first. In the next game, you will take on Torino, which is one of the best teams in the league. So, what are your expectations? We gotta come out and fight. You know, it's gonna be a dog fight. And, we just gotta come out and play hard. We gotta lock in defensively. You know, it's gonna be a away game. They're gonna be at home. They're gonna be feeling good, and just try to keep this momentum going. We won our last three. We try to go get four. Ti chiedo, nelle ultime tre partite, come ho chiesto a James, cosa ti ha convinto di più della tua squadra? Ma come ha detto anche Christian, il fatto che si sia giocato insieme in attacco e in difesa. E questo ha aumentato l'impatto, l'incisività del nostro impianto difensivo e ci ha permesso di decidi tu se fare un punto in più degli avversari, puoi farne uno in meno, però diciamo che questo sui due lati del campo è il risultato poi decisivo. Adesso c'è Torino, squadra che comunque abbiamo detto è tra le migliori del campionato, accreditata come tra le favorite. Insomma, cosa ne pensi del suo gioco, cosa ne pensi di questa squadra? Una squadra che gioca molto bene per la canestro, è nata da uno degli allenatori più importanti della categoria, che ha sempre fatto bene, che sta facendo giocare una corazzata davvero in maniera convincente. Hanno provato a riattaccare il filo con il discorso che avevano intrapreso lo scorso anno, purtroppo interrotto, come tutti ben sappiamo, quando erano primi in classifica. Hanno confermato il nucleo importante e portante della squadra per cercare di ripetere i risultati dello scorso anno, quindi vogliono ovviamente competere per la vittoria finale. Noi di contro abbiamo l'obiettivo di continuare a fare dei progressi giorno dopo giorno in allenamento e per partita, e a vedere, a misurarci con un avversario così importante per vedere che distanza c'è tra noi e loro. Parlando proprio di aspetti tecnici, che cosa servirà in campo a livello tattico anche per fermare Torino? Ma dovremo essere bravi a cercare di mettere un granellino di sabbia nei loro ingranaggi, perché quando Torino gioca al suo ritmo e andando sull'esecuzione, sugli obiettivi, è davvero una squadra che offensivamente può produrre tanto con tanti giocatori diversi, perché hanno 4 giocatori in doppia cifra, Cappelletti a 9 qualcosa di media, ma hanno giocatori che da dietro hanno grande talento e produzione, come Campani, Toscano, lo stesso Busciati, che è reduce da qualche acciacco fisico. Quindi è una squadra completa in reparto, lunga, e noi dovremmo essere in grado di provare a rompere un po' il flusso del loro gioco, del loro attacco, degli accorgimenti sui quali stiamo lavorando in settimana a livello difensivo, e di contro a cercare di non subire la fisicità e l'impatto di ingombro anche di corpi che ha Torino e che può mettere in difficoltà qualsiasi attacco.